Allora, oggi prepariamo degli involtini di alici. Ecco qua, i filetti di alici, alici eviscerate, tolte la lisca e tolto tutto, pulite bene, fatte asciugare un attimino. Prepariamo quello che dobbiamo praticamente andare a fare il riempimento di questi involtini. Pan grattato, al quale aggiungeremo una scorza di limone grattugiato e poi aggiungeremo del prezzemolo tritato, un filo d'olio, sale e pepe. Iniziamo. Come vedete, ho già messo tutto, devo aggiungere soltanto un po' di pepe e un po' di sale. Ok, adesso vado a rimescolare il tutto, da creare praticamente una poltiglia. E poi dopo dovrò riempire questi filetti di alici. Intanto nella padella antiaderente metto un filo d'olio, lo vado a amalgamare e inizio con i miei involtini. Allora, prendo un filetto di alici e metto questo ripieno fatto di pan grattato, prezzemolo. E scorza di limone e preparo i miei involtini. Quindi prendo, perfetto così, e li vado a deporre dentro la padella e proseguo di seguito. Perfetto, ancora un pochettino. Anche se si sfaldano un attimino, ma si riescono poi a riarrotolare e si prosegue così. Prendiamo ancora un altro. Perfetto, e andiamo avanti così. Ok, i nostri involtini di alici sono pronti. E adesso però il ripieno, il pan pesto con lo zester del limone, perché dovete fare attenzione a non prendere mai anche la parte bianca, quindi giusto lo zester, la buccia fuori altrimenti diventa amaro, e il prezzemolo tritato, salato e pepato, e se quello che avanza andrà poi ad essere deposto sopra. Adesso procediamo. Ecco qua, tutto quello che è avanzato io vado a metterlo sopra, così da creare una gratinatura. Questo ovviamente potete farlo al forno, se poi non volete farlo al forno come me, ma perché ho un coperchio, quelli della Magic Cooker, che hanno una cottura che alla fine, per chi li conosce, sa benissimo che la loro cottura finale è uguale identica a quella del forno. Ok, quindi adesso va bene così e iniziamo ad accendere il gas. Praticamente quando iniziamo a sentire il rumore proprio che inizia comunque come se iniziasse un po' a soffriggere, aggiungiamo soltanto una spruzzatina di vino bianco, giusto poco poco, perfetto. E poi io metto questo coperchio qua, altrimenti potete farle anche al forno. Ok, aspettiamo che si cuociano e poi il piatto sarà pronto. Ecco qua, praticamente il nostro piatto è pronto, adesso andrò solo ad impiattare. Quindi 10 minuti, se invece metterete nel forno a gratinare anche lì 5-6 minuti. Tutto sommato è lo stesso tempo di cottura, perché poi le alici hanno proprio una cottura molto, molto semplice, però vedete che la gratinatura è uguale identica a quella del forno. Adesso vado ad impiattare. Prima di impiattare ci versiamo ancora solo un po' di succo di limone. Perfetto. Ecco qua i nostri involtini di alici gratinati, anche non al forno, sono pronti. Buon appetito! Quindi ricordatevi, al forno o con il coperchio Magic Cooker bastano meno di 10 minuti. Buon appetito a tutti!